Cos'è quello? Polito risponde a Zagarella, Tressina e Spoleto fanno 1-1, Alcasini e battaglia vera sotto la pioggia, pochi sussulti nel primo tempo, frenetica la ripresa durante la quale arrivano entrambi i gol. Le novità più sostanziali nelle formazioni iniziali le presenta lo Spoleto, senza Schettino e Cavitolo, Schenardi cambia modulo e si affida al 3-4-1-2, arretrando testa in difesa, inventando Zagarella nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Dall'altra parte 4-2-3-1 classico per Valori, che schiera Pacciarini al posto dello squalificato Barbetta. Parte meglio lo Spoleto che al terzo minuto costruisce la prima palla gol, ma il destro di Bagnato su angolo di Falzone finisce alto sopra la traversa. Il Tressina però prende le misure e la partita si combatte a centrocampo fino al 26esimo, quando Polito parte da sinistra e trova il pertugio giusto per mettere paura a Lazzarini. Le squadre spendono tanto sul campo fortemente allentato, ma non succede altro. Il primo tempo va in archivio con un'occasione per parte. Decisamente più viva la ripresa, che inizia con un doppio sussulto, tutto di marca Tressina. Al terzo minuto lo stacco di Matarazzi su punizione di Morvidoni è imperioso, ma alto di un soffio. E subito dopo Polito affonda a sinistra, contiene il ritorno di testa e scarica su Mancini, che fa ancora una volta la barba alla traversa. I bianconeri prendono il comando delle operazioni. Al 13esimo Morvidoni entra in area e scarica il destro, ma Lazzarini è presente. Sull'angolo susseguente il tentativo acrobatico di Matarazzi finisce ancora alto di poco. È il momento migliore del Tressina, ma lo Spoleto reagisce. Al 20esimo Bagnato lancia lungo, Gesuele scatta sul filo del fuorigioco, ma si divora il gol del possibile vantaggio solo davanti ad Alessio Ceccagnoli. Passano 3 minuti e arriva il gol del vantaggio. Gesuele lavora la palla sul lancio lungo e Zagarella ci mette la zampata giusta, anticipando Mattesini e Alessio Ceccagnoli. Spoleto avanti 1-0 e allora Valori prova il tutto per tutto con gli ingressi di Ceppodomo e Calderini, e al 37esimo i suoi raggiungono il pari col gran sinistro di Polito, che batte sulla traversa e poi sulla schiena di Lazzarini prima di infilarsi in rete. Finisce così, con le squadre che allentano la morsa solo nei minuti di recupero, spartendosi la posta in palio. Migliori in campo Polito nel Tressina e Bagnato nella Voluntas Spoleto. Un punto importante, peccato che eravamo andati in vantaggio e poi con un clamoroso, insomma, con una palla che ha battuto sulla traversa e ha rimpallato addosso al nostro portiere, e hanno trovato il gol del pareggio. Credo che noi abbiamo fatto una buona partita, meritavamo qualcosina in più, però ci sta, il campo è pesante, varie vicissitudini, insomma, che comunque hanno portato al pareggio. Oggi bisogna fare complimenti alla squadra, perché il campo l'avete visto voi, era impossibile. Sono quelle partite che di solito chi va in vantaggio lo porta in fondo fino alla fine della partita. Invece siamo stati bravi a reagire, avevamo avuto la più grossa occasione fino a quel momento con Morvidoni, poi dietro a quella c'è stata l'occasione di Gesuele e poi da lì il rimpallo che ha favorito nell'occasione del gol. Però abbiamo continuato, ci abbiamo creduto, la squadra ha reagito subito e credo che poi alla fine il risultato, per quello che si è visto in campo, per poi quello che era difficile fare oggi, perché condizioni come era il campo, credo che l'aspetto tecnico sia passato in secondo piano.